Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Resurce HPHC. A cosa serve? Resurce HPHC è un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. È commercializzato in Italia dall'azienda Nestlé Health Science. Informazioni commerciali. Titolare: Nestlé Health Science. Concessionario: Nestlé Health Science. Categoria di appartenenza: alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Confezioni: Resurce HPHC gusto cioccolato 4x 200 ml, Resurce HPHC gusto fragola 4x 200 ml, Resurce HPHC gusto pesca 4x 200 ml, Resurce HPHC gusto vaniglia 4x 200 ml. Indicazioni: supporto nutrizionalmente completo, iperproteico, ipercalorico per la nutrizione orale di pazienti malnutriti, a rischio di malnutrizione, con aumentati fabbisogni proteici e calorici. Componenti e ingredienti: composizione analitica media per 100 ml, valore energetico 160 cal euro k e lunga 670, proteine 25% cal 10 g, carboidrati 40% cal 16 g, grassi 35% cal 6,2 g, di cui acidi grassi saturi 1 g a euro monoinsaturi, 2,2 g a euro polinsaturi, 2,6 g. Sali minerali, di cui calcio 125 mg, magnesio 23 mg a euro, micronutrienti di cui zinco 2,0 mg, selenio 9,5 mg, vitamine di cui D3 1,4 mg e 2,7 mg, C20 mg. Valori riferiti al gusto vaniglia: senza glutine a euro, lattosio clinicamente ininfluente. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.